una puntata davvero speciale, passatemi il bisticcio di parole, di speciale Polifemo con il Mediterraneo Village. Beh, quando parliamo di Mediterraneo Village parliamo dell'eccellenza della pallanuoto, ma noi vogliamo scoprire questo pianeta, questo mondo, non solo sotto l'aspetto sportivo, ma anche proprio sotto l'aspetto della crescita, perché lo sport è innanzitutto educazione a certi valori, ai valori dell'etica dello sport. Eccomi allora con Massimo Donadei, che è il direttore sportivo della Mediterraneo Village. Abbiamo approfittato dell'odierna giornata proprio perché c'è un quadrangolare davvero significativo che vede partecipare appunto il Mediterraneo Village, ma anche delle realtà rinomate nell'ambito appunto della pallanuoto. Mi riferisco alle realtà di Salerno, di Pescara e della Waterpool Bari. Allora Massimo, noi ci conosciamo da tanti anni, la tua passione innanzitutto, ecco, scopriamo il Massimo amante della pallanuoto. Come è nata, perché è nata, e poi questa simbiosi, questa identità col Mediterraneo Village? Ah, diciamo che la pallanuoto è uno dei tre settori trainanti di questa struttura, di questa piscina, insieme con il nuoto, che diciamo è la regina, e con anche il nuoto sincronizzato. La pallanuoto in questo contesto è veramente una cosa molto estremamente interessante e appassionante, per il semplice fatto che la pallanuoto giovanile è veramente il cuore della nostra attività. Primo perché, come giustamente dici tu, noi ci occupiamo di sport ma siamo degli educatori, per cui lo sport a questi livelli è veramente formativo, educativo, e quindi coinvolge tutta la sfera umana e sociale della nostra mission. E poi perché occuparsi dei giovani significa costruire dei talenti, lavorare sui talenti, costruire dei campioni, e noi piano piano stiamo coltivando questo piccoli campioni crescono, questo sogno di realizzare, di costruire, di formare degli atleti per poi poterli mettere in mostra in contesti più importanti. Le competizioni di oggi sono delle competizioni veramente molto importanti, con formazioni, con compagini che in ambito giovanili rappresentano tanto e hanno vinto tanto. Mi riferisco soprattutto a Pescara Pallanuoto e Salerno Pallanuoto, due realtà che sono sicuramente molto più avanti di noi, ma il confronto e la competizione sono fatti però anche per poter crescere, per poter raggiungere obiettivi più importanti. E questo piano piano è il lavoro che tutto lo staff tecnico, che io ringrazio sempre perché lavorano molto bene, perché sono molto attenti e perché ci tengono tanto, noi tutti quanti insieme, staff tecnico, stiamo piano piano coltivando e creando le opportunità, le basi per realizzare e per completare la preparazione di questi ragazzi che arriveranno a giocare anche in ambiti più importanti. Saranno dei campioni, magari non tutti, alcuni, però l'importante è che siano uomini veri nella vita, e i valori dello sport, come dire, portano in questa direzione. Peraltro devo dire che questa mattina, vedendo ragazzi di 13-14 anni, quindi comunque ragazzini in tenera età, li ho visti molto composti, molto determinati, e sottolineo il fatto, un ragazzo che viene da Pescara, da Salerno, che si fa quelle 4-5 ore di bus e si alza alle 4 alle 5 di mattina, evidentemente questo è perché ci crede, e magari questo valore all'impegno, al sacrificio, alla logica che nulla si conquista se non si semina, questo può essere, come dire, un punto di partenza, e quando corrisponde alla considerazione per cui lo sport è palestra di vita, prima ancora che di palestra sotto l'aspetto atletico, tecnico, dei risultati. Il nostro valore più importante è l'educazione
e la formazione dei ragazzi. Questo è il primo posto, è l'obiettivo primario che ci coinvolge e ci impegna quotidianamente. E poi vengono anche i risultati. Alcune volte coincidono sia i risultati che con la formazione umana dei nostri atleti, e questo è, sarebbe l'obiettivo ideale da raggiungere. Ma noi ce la mettiamo tutta, perché non è facile in questo contesto, soprattutto in questo momento post pandemia, ma che ancora non ci molla questa situazione di emergenza, non è facile dialogare con i ragazzi. Ne abbiamo recuperati tanti, li abbiamo rimotivati perché alcuni avevano abbandonato, e quindi questo torneo è anche il primo che noi organizziamo dopo 2 anni. Di questa rinascita, questa ripresa, ecco. Esprime veramente tutta la volontà di ripartire, di fare bene, pur sempre in sicurezza e pur sempre attenti a quelle che sono le norme da rispettare. Però in questo i ragazzi, come tu hai fatto notare, effettivamente la loro compostezza, la loro educazione fa capire che stiamo lavorando e stiamo andando nel senso giusto, nel verso giusto. Per concludere la nostra chiacchierata, in tutti questi tuoi anni di esperienza nella pallanuoto e non solo, proprio come coordinatore, come direttore sportivo della struttura, qualche ricordo bello, qualche momento che ti rende orgoglioso della tua attività e ti spinge, a fare sempre di più, a dare il meglio di te stesso? Ma diciamo che di momenti ne abbiamo vissuti tanti, belli, di alto livello. E la cosa bella è che dopo 16 anni di attività ritrovo ancora io stesso tanta motivazione, tanto entusiasmo. Come il primo giorno, tanto sorriso e tanta voglia di fare bene. E questo non è soltanto il mio stato di fatto, e anche lo ritrovo anche in molti collaboratori, in molti tecnici, in molti allenatori, veramente, che sono trainanti. Se i ragazzi oggi hanno voglia di fare, di impegnarsi, è perché vedono nel cuore di tanti allenatori, di tanti tecnici che noi abbiamo qui, la voglia di fare, la voglia di fare bene, la voglia di crescere. Francesco Carbonara, responsabile tecnico del Mediterraneo Village. Un quadrangolare. Oggi come si stanno comportando i ragazzi? Dopo la prima partita, dove l'emozione ha fatto da padrona, infatti non abbiamo giocato la nostra miglior pallanuoto, adesso hanno cominciato a prendere anche un po' più di confidenza e sicurezza nei loro mezzi, e abbiamo fatto una seconda partita con sicuramente la squadra più forte del torneo, è una delle più forti in Italia. Abbiamo ben figurato, abbiamo perso 8-4, però abbiamo giocato molto meglio rispetto alla prima partita. L'ho vista molto, accesa, sembrava quasi, facendo un paragone con il calcio, Mister Conte in panchina. Sì, io sono molto passionale. Passionale, esattamente, sono molto passionale perché sicuramente voglio sempre il massimo dei ragazzi, perché penso che sia l'unico modo per poter riuscire a ottenere dei risultati importanti. Ovviamente, ripeto, il nostro percorso di crescita è iniziato comunque da poco, perché purtroppo un po' per la pandemia, un po' per gli spazi che abbiamo, non sempre possiamo fare il lavoro che vorremmo. Il percorso proprio di crescita di questi ragazzi, qual è l'età migliore per cominciare, è quella in cui la personalità dell'atleta, quello che emerge, questa figura dell'atleta che emerge, inizia a delinearsi in maniera marcata? Allora, sicuramente dopo aver fatto un percorso di nuoto, perché ovviamente
per poter giocare a pallanuoto bisogna saper nuotare, anche perché così c'è un risparmio di energia non indifferente se siamo in grado di nuotare bene. L'età migliore per iniziare a giocare a pallanuoto penso siano gli 8-9 anni, quelle che ormai noi chiamiamo tutti quanti Abba Waba. E poi invece la maturità dei ragazzi, diciamo la categoria più importante dove praticamente o si va in prima squadra o comunque si è già una forte personalità oppure diciamo poi si rimane un po' fuori dalle cose importanti, penso sia l'under 18, quindi dai 17-18 anni penso che sia la categoria più importante sotto come la primavera del calcio, come sotto il punto di vista della maturità, sì, ecco. In cui si vede l'atleta, si inizia a intravedere un atleta. Parliamo ovviamente di under 14, di ragazzi nella fattispecie, con riferimento alle gare di oggi. C'è da contemperare, diciamo così, l'aspetto sportivo della crescita diciamo tecnica dell'atleta, anche però con la sua esigenza di essere ragazzo, ragazzino, con la sua spensieratezza. Come conciliare questi due aspetti? Allora, sicuramente loro si devono divertire, perché penso che è una condizione sine qua non affinché loro possano fare questo sport, perché richiede molti sacrifici e molto impegno. Infatti è uno sport dove ci si allena tantissimo e tutti i giorni, già da questa età, perché è l'età più sensibile appunto in cui si apprende tantissimo. Loro, cosa posso dire? Che in questa età noi predileggiamo tantissimo l'aspetto, appunto, come ben ha detto lei, tecnico. Quindi l'aspetto tecnico di questo sport. Poi successivamente ovviamente iniziamo anche a formare l'atleta, perché noi cerchiamo sempre di dare prima di tutto delle regole, che penso che sia la cosa più importante anche nella vita. E poi ovviamente iniziamo anche appunto col gioco, in cui devono imparare a sistemarsi, a schierarsi e anche a dimostrare il loro valore, perché già da questa età comunque si inizia a giocare a pallanuoto. Parliamo del rapporto con i genitori. Spesso magari i genitori quasi pretendono, mi passi l'espressione tra virgolette, che il figlio diventi un campione, diventi il non plus ultra. Bisogna anche, come dire, capire che lo sport, la crescita sportiva, i valori dello sport non corrispondono soltanto a vincere e basta. Lo sport è vincere, ma anche partecipare, coltivare quei valori appunto che sono alla base delle competizioni. Certo, io penso un'etica dello sport, infonderla anche nei più piccoli affinché quando siano più grandi mantengano quegli insegnamenti. Io penso che sicuramente la cosa più importante è lo sport è aggregazione, lo sport è rispetto delle regole e appunto fair play, infatti c'è anche una carta dello sport che lo dice. Poi sì, il rapporto con i genitori è sempre difficile, perché ognuno pensa di avere un campione, ma io ai ragazzi dico sempre che non si vince solo con i campioni, ma si vince con i gregari. Infatti faccio sempre l'esempio, essendo lo sport di squadra. Sì, sicuramente io faccio sempre l'esempio del calcio, perché per loro è più facile avere un paragone. Faccio l'esempio di Gattuso, no? Perché sicuramente non è Ringhio, che sicuramente non è quello dai piedi buoni, ma è quello il polmone delle squadre. Quindi dico sempre che uno per tutti e tutti per uno. Il singolo si esalta con l'aiuto della squadra. Se non c'è la squadra, anche il singolo non potrà mai esaltarsi. Come responsabile tecnico del Mediterraneo Village, per concludere la nostra chiacchierata,
tracciamo un po' il bilancio, diciamo, dei risultati conseguiti in questi anni e poi ovviamente quelli che sono i sogni, le ambizioni. Allora, sicuramente il Mediterraneo Village, da quando sono arrivato insieme al mio collega Renato Semeraro, abbiamo già ottenuto ottimi risultati. Infatti il Mediterraneo ha vinto lo scorso anno per la prima volta i titoli regionali, siamo arrivati anche alle fasi nazionali tra le prime 16 squadre d'Italia. Per questione di pandemia passavano però il turno solo le prime 4, perché forse avremmo potuto anche pensare di arrivare fra le prime 8, però va bene, in un primo inizio penso sia buono. Abbiamo mandato un ragazzo in nazionale, giovanile, che ha disputato gli europei lo scorso anno, e abbiamo anche un altro ragazzo che è andato a giocare in Serie A1 ed è il secondo portiere del Telimar, una delle squadre più forti di Serie A1. Per quanto riguarda invece al momento, sicuramente noi, ovviamente il nostro sogno, il nostro ideale è quello di riuscire ad ottenere sempre maggiori risultati sia con le giovanili e con i giochi del Mediterraneo. Speriamo sempre di riuscire a portare il Taranto almeno in Serie B, sperando che non ci sia dispersione di risorse umane, perché purtroppo quando arrivano alla maturità molti ragazzi li perdiamo, perché per l'università scelgono strade fuori dalla nostra città. Un quadrangolare davvero interessante, Under 14 qui al Mediterraneo Village, che vede impegnate le compagini appunto del Mediterraneo Village e le rappresentative appunto di Pescara, di Salerno e di Waterpolo Bari. Siamo con il mister, il coach del Pescara. Allora, intanto come stanno andando le cose e se ha intravisto con il suo occhio clinico, diciamo così, quelle che potrebbero essere delle belle promesse? Sì, buongiorno. Allora, queste sono squadre che io già conoscevo, perché sì, ovviamente ci siamo incrociati in tanti altri tornei e manifestazioni. E sì, qui ci sono tante promesse, secondo me, che ovviamente negli anni, col lavoro, con l'impegno, con la cura dei tecnici, tutti comunque importanti, potrebbero, sono sicuro che avranno un futuro roseo nelle prime squadre e magari, perché no, anche a livello di selezione nazionale. Io intanto ringrazio la Mediterraneo Taranto, l'impianto, il direttore che ci sta ospitando in questa bellissima manifestazione, che ci ha voluti qui, ci hanno invitato e siamo molto felici. Parliamo di ragazzi under 14, quindi chiaramente l'allenatore non assolve solo ad una funzione prettamente, diciamo, tecnica, sportiva, ma c'è anche una funzione, come dire, educativa, di crescita. Allora, non dico che la parte tecnica sia l'ultimo dei compiti, ma sicuramente è un compito importante, nel senso che e per noi la parte tecnica, almeno per come la viviamo noi a Pescara, si va a legare, si va a incastrare a quella educativa. Cosa mangiare prima di una partita, come mangiare, come comportarsi a tavola, come affrontare una trasferta. Sono tante piccole cose che fanno parte non della vera educazione, che poi è quella che danno i genitori, ma dell'educazione sportiva, che poi diventa un'educazione alla vita. Io dico sempre questo. Potremmo anche dire così, c'è una educazione al sacrificio, perché ovviamente sì, si tratta di ragazzi, però devono anche nel loro piccolo svolgere una vita da atleta.
Assolutamente, un'educazione al sacrificio, perché magari per essere qui oggi, noi siamo partiti alle 4 da Pescara, avranno rinunciato magari a andare a pranzo dai nonni piuttosto che ad una festa con qualche amico, e a quell'età è sicuramente un grande sacrificio, ma poi vieni qui con i tuoi compagni, giochi, ti diverti, insomma è tutto largamente ripagato. Tonino Luongo è il coach della Pallanuoto Salerno, certamente uno degli allenatori, diciamocelo senza così, senza voler incensare nessuno, migliori d'Italia. Salerno è certamente, come dire, una fucina di quelli che saranno futuri campioni. Ma come si fa un ragazzino così piccolo a dirgli alzati presto la mattina, fai sacrifici, perché penso che per venire qui a Taranto forse vi sarete mossi alle 4, alle 5 del mattino. Come si fa? Da piccolini sì. Devi essere bravo a fargli innamorare di questo sport, e poi i sacrifici vengono di seguito, perché un ragazzino che vede i miglioramenti, vede che lui riesce a fare tante cose, vuole sempre migliorare, quindi non è poi tanto difficile farlo innamorare di questo sport. Basta dargli tutto quello che c'è. Questa passione per la pallanuoto, io penso che o c'è o non c'è dentro, forse è difficile, magari la si può anche acquisire, perché magari si segue un amico, si segue qualche altra persona, però quel fuoco tra virgolette di arrivare, o ce l'hai o non ce l'hai. Sì, anche questo è vero, però un ragazzino che da piccolo comincia a venire in piscina e tu gli fai capire di alcune cose, e poi per lui è più facile andare avanti facendo sacrifici, perché questo è uno sport di sacrificio. Quindi non vieni in piscina sì per divertirti, ma poi a un certo punto è sacrificio. Questo è uno sport che se non ti alleni tutti i giorni, almeno per un'ora e mezza, non lo puoi fare a un buon livello, lo puoi fare solo amatoriale. Quindi loro vengono in piscina, sono abituati da piccoli a fare questo sacrificio. Te l'ho detto prima, quando loro vedono i loro miglioramenti, vedono che fanno un torneo, gli dicono ma com'è bravo questo ragazzino, gli viene sicuramente più voglia. Scegliere uno sport che non è magari lo sport che si fa oggi, no? Quello che è tanto rinomato, il calcio. E come mai un ragazzo, magari piuttosto che sognare di essere Cristiano Ronaldo, sogna di essere un campione della pallanuoto? Allora, noi rispetto al calcio siamo penalizzati, perché da noi vengono 10 bambini, nel calcio vanno 100, e noi su quei 10 bambini dobbiamo lavorare per far uscire un campione, quindi dobbiamo metterci proprio più di quello che abbiamo per farlo innamorare di questo sport. Non si innamorano del calcio, il calcio non se lo dimenticano mai, perché loro nel tempo perso, nel tempo libero, giocano a calcio sempre. Però il loro sport, quando è diventato questo, dopo qualche anno non possono fare a meno. Beh, avete visto la ricchezza dell'offerta di Mediterraneo Village, nuoto, pallanuoto, però c'è una realtà bellissima, quella dell'acqua fitness. Scopriamola insieme. Ci
Ciao, io sono Liliana Riso e tutti i giorni facciamo delle attività sia in vasca grande che in vasca piccola, la mattina e all'ora di pranzo e anche la sera. E viene fatto questa attività per tonificare e migliorare la massa muscolare. Noi ci divertiamo al ritmo di musica, stiamo scoprendo quest'anno una fascia più bassa di età, e dove uno degli obiettivi è anche il benessere fisico e anche mentale. Ciao, io sono Tiziana Linucci, siamo al Mediterraneo Village, la nostra struttura bellissima che oggi accoglierà le nostre ginnaste utenti della piscina per fare una bellissima play hall di Aqua Fitness, la nostra attività che noi seguiamo e facciamo per tutto l'anno sia in vasca grande che in vasca piccola. Allora, vi presento le nostre utenti, le ragazze che frequentano la nostra piscina. Noi facciamo un'attività in vasca grande e in vasca piccola, con la musica, con tanto entusiasmo, vero ragazze? Sì! E ci divertiamo e ci auguriamo sempre tanta gioia e auguriamo a tutti... Buon Natale! Beh, una full immersion, non nell'acqua, ma in questa bellissima realtà tarantina del Mediterraneo Village. Beh, penso che abbiano davvero centrato l'obiettivo, l'essenza del valore, del significato dello sport. Campioni nella vita, campioni come uomini, prima ancora che campioni in piscina.